Anche l'Università di Teramo ha preso parte alla Marcia Perugia-Assisi che si è tenuta ieri. Un'edizione straordinaria dedicata alla pace per dire no alla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia. Lo slogan «La pace e cultura» mostrato sullo striscione lungo il percorso tra Perugia e Assisi ha caratterizzato la marcia per la pace organizzata a Teramo il 26 marzo scorso e per il rettore assume un valore ancora più forte in occasione della festa della liberazione. Fermatevi, la guerra è una follia. È il messaggio che la marcia ha voluto riprendere dalle parole di Papa Francesco come parola d'ordine della manifestazione. Per la seconda volta nella sua storia la marcia Perugia-Assisi ha avuto un'edizione straordinaria. Era successo nel 1999 per la guerra in Kosovo. Dopo la marcia per la pace che abbiamo tenuto a Teramo il 26 marzo, l'Università di Teramo è presente anche nella marcia della pace Perugia-Assisi. Non poteva che essere così. Il nostro striscione recita la pace e cultura ed è l'unico messaggio che vogliamo portare avanti, perché la formazione, la ricerca e la cultura rappresentano l'unico baluardo contro la guerra. Dobbiamo formare i nostri giovani, ma e anche formarci per poter evitare guerre nel presente e soprattutto nel futuro. Abbiamo bisogno di formare, quindi l'Università di Teramo è impegnata anche nelle aule universitarie a portare avanti quest'idea. Ci siamo e ci saremo sempre.